Sennò sono, sei ancora al muro. Ah, sì. Quindi una volta sono fermato. Eccoci. Saluta, sei in diretta? Ah, ciao, sono in diretta. Non lo sapevo, che ne so io come funziona. Salve a tutti. Vi, però ci sono i messaggi piccoli piccoli. E non fa niente, leggo io, non ti preoccupare. Leggi, leggi, che dice? Che ti dice? Salutano intanto tutti. Ciao, ciao, poi ci vediamo questa sera a Darwin, davanti un altro. Abbiamo fatto Scusate tardi. Il ritardo, abbiamo fatto tardi, c'ho il suggeritore. Poi ci vediamo questa sera a Darwin. Dai, allora, dobbiamo chiamare Antonella, no? E chiamiamo Antonella. Aspetta, adesso vediamo le persone che vogliono partecipare. No, da qua riprende questo, da qua ti, solo, ti puoi solo guardare, tipo un monitor. Ah, okay. Possiamo leggere i messaggi qua. Ok, allora. Allora, ciao dal Salento, ciao a te, ciao Paolo, Antonella, ecco, si è collegata. Vai, ciao Anto, aspetta, vediamo un po'. Devi farci la richiesta, Anto. Ciao Darwin 9, è certo che... Antonella Clerici, eccola, eccola qua. Eccola qua. Che facciamo? Eccomi, dice. Ecco. Eccola, di è. Ciao, eccomi Antonella. Qua. Ciao. Che? Sai hai bevuto? Mi viene da ridere? Ah, no. Aspetta, no, ma come sto? Ma sto strana. Sto strana. Sei sempre strana, Antonella, non è una novità. Ma c'è tutta la luce dietro. Aspetta, vabbè. Vabbè, mettiti la luce davanti, tantissima, come la Barbara D'Urso. Aspetta che spengo un po' di luci, aspetta. Ecco, così meglio? Beh... Ma meglio così, no. Porca miseria! Aspetta, un'altra! Aspetta, tolgo. Ecco, così va bene, no? E perché c'ho la luce dietro, dicono di pulire la telecamera. Dicono che devi pulire la telecamera. Ah, pulisco... E adesso come sì. Faccio? Mi dai c'è l'unto della cucina. C'è l'unto della cucina. No, sai che hai cosa fatto... mi fa ridere? Mi fa da morire ridere che tu stai usando Instagram. No, non lo sto usando io, lo stanno usando loro che usano me. Perché sei... Io so quanto tu detesti queste cose, no? No, e non è che non le detesto. Non le conosco. Non... Si vede meglio. Sì, si vede molto meglio adesso, ma è pazzesco. Meglio. Adesso ti lo delle tapparelle, va bene, perché c'è tanta luce solo in cucina. Chiudi questa. Tutto e accendi una candela. Senti, io voglio sapere, no, guarda, sono curiosissima, cosa fai tutto il giorno? Perché secondo me tu non ti annoi per niente. Beh, guarda, dovessi dirtelo con la bocca, ti direi no, non mi annoio per niente. Dovessi dirtelo con le balle, ti accorgeresti che è una bugia. Ma cosa fai? Dormi, leggi? Che faccio? Leggo, faccio i sudoku, guardo delle serie, gioco con i miei figli, parlo con mia moglie. Ogni tanto esco, fortunatamente abbiamo dei cani, abbiamo dei topi con i quali si può... esatto, portiamo i topi a fare la pipì, che è un'occasione per poter fare un giro qui nel comprensorio. E poi niente, i giorni passano lenti. E così lentamente ci spegniamo, ci muoiono gli entusiasmi. Però dai, dai che no, rottura dei coglioni. Mi chiedo in questi giorni, mi sono sempre chiesta, tu che sei comunque un po' cinico, un po' sarcastico, così come la vedi questa situazione? Cioè io non riesco a capirci niente. Ma non credo che sei l'unica, credo che sono in molti a non capirci niente, nel senso che stiamo subendo una situazione che non conosciamo, sappiamo le conseguenze di ciò che sta accadendo, ma non sappiamo minimamente come ci si debba comportare nei confronti di ciò che sta accadendo nello specifico, cioè io non so cosa sia un Covid-19, non so come è fatto un virus. So che questo virus sta compromettendo parecchio la vita di tante persone. La sta compromettendo per quelli che si ammalano e la sta compromettendo per quelli che non malati comunque vivono quasi in una situazione che non era prevedibile e nemmeno pensabile precedentemente. Quindi è difficile capire che cos'è tutta questa storia. È una storia che non conosciamo e che cerchiamo di superare prestando fede a quello che ci chiedono e ci dicono di fare, coloro che si presume ne sappiano molto di più di noi. Quindi stiamo qua languendo
attendiamo una situazione migliore. Che te devo dire? Non lo so. Ma non anche è che per uno che spesso non so di fare intrattenimento oggi, no? È complicatissimo. Io non riuscirei a fare una trasmissione in diretta che non fosse, ecco, un quiz come il tuo, ecco, forse un quiz sì, ma una trasmissione di intrattenimento senza il pubblico, dove hai comunque un pensiero nel cuore, non è facile. No, non è facile. Non è facile perché noi lavoriamo per il pubblico e tendenzialmente il pubblico che è negli studi è testimonianza parziale del pubblico che è anche a casa. E con la loro reazione cominciamo a comprendere anche quella che potrebbe essere la reazione di chi guarda da casa. Insomma, è una specie di cartina di tornasole il pubblico in studio. Senza il pubblico in studio diventa molto difficile, diventano dei monologhi deliranti. Possono accadere delle cose, questo sì, si possono accadere delle cose come quelle che stiamo facendo. Ecco, aspetta. Fatto, si è suicidata. Chiedono se dove sta la nebbia. No, siccome vi dicono che non vi si vede, io mi che se c'è la... Ma c'è la nebbia da te. Ecco, così è meglio? Non lo so. No, c'è più nebbia lì. Perché c'è Ma dove sei? Al casello autostradale? Ma no, sono in cucina, dove vuoi che sia, in cucina. Ah, stai, t'hanno chiusa però, lì. Però, vedi, cerco, ecco, così meglio, no? No. C'è è come prima, Raffaele. Antonella, è come prima. Cosa posso fare? Non so come mettermi. Non lo so. Posso mettermi più al buio, non lo so. Devo tirare mettiti al buio pesto. Mettiti nel buio pesto. Aspetta. Sì. Vedi che sta situazione sta a far male a un sacco di gente, pure quelli che stanno a casa, piano piano, iniziano a indirizzarsi verso la follia. Ma non diteglielo a lei, lo sentite? È impazzita. La vedete che è pazza? Io ve l'ho detto sempre quando ci lavoravo. Ve lo dicevo, voi non mi credevate. Vedete, adesso che fa? Cappotta. Devi pulire. Un attimo che le passa tutto. L'attacco isterico. Ho pulito. Ma perché appari e scompari? Cos'è? Perché sto cercando una posizione dove mi si veda. È Paolo, ciao, bello. Senti, devi dire a tua moglie che la deve smettere con la fiaschetta perché vedi poi i risultati. È completamente embriaca. L'ho pulita la fotocamera, porca miseria. L'abbiamo e pulita. Allora sei sporca tu. L'abbiamo vedi, si muove poi il telefono. Ciao, Bari. E allora sei tu che sei unta. Forse sì, non lo so. Poi sono troppo avanti. Ma perché a te ti si vede il maglione e a me no? Adesso va bene. Adesso è bellissimo. Ma no. Che bel maglione che hai. Io non è un maglione, è una camicia. Ho visto, però te ti si vede. Io non capisco, io comunque di queste cose qui non capisco ancora niente. Lo noto. Abbassa, dice se abbassa con la tapparella dietro, la telecamera, abbassa la quella cosa che hai davanti, il telefonino, ecco. Abbassalo. Così. Ecco. Adesso mettiti in ginocchio. Ok. Va meglio? Sì. È bellissimo adesso. Oh, bene, adesso è bellissimo. C'è anche Vittorio che sta pulendo la telecamera. E infatti adesso va bene. quella davanti pulire. Devi pulire quella davanti, dice, no quella di dietro. Ah, devi pulire davanti, no di dietro. Se ti pulisci di dietro e sei sporca davanti. Il nostro amico Carlo che sta ridendo. Oh, adesso sei bellissima. Ma con che l'ha pulita? Col grasso. Finalmente. Adesso ti si vede troppo però. Ora ti si vede troppo. No, vabbè, ti si vede troppo ora. Ma no! va bene così? Beh, sì. Sto ferma, Sì, sì. Sì, però così pare una fototessera. No. Di delle cose. Caldo, vabbè, mi è venuto caldo. Vabbè,
No, mi è venuto che io non lo so, perché tu tiri fuori di me la parte più cazzona, non ho idea. Quando sono con te... Ma perché ne hai anche un'altra? Ne hai anche un'altra? Un po' più seria, un po' più... Ma dai! È quella che usi con Vittorio. Quella che usa... No, guarda, lui è più cazzone di te, quindi... Oh, che bello! Tre cazzoni andando a spasso. Che esiste una telecamera davanti e una dietro. Sì, siamo fatti così. Ce ne abbiamo un po' davanti e un po' di dietro. Tu preferisci davanti o di dietro? Dipende. Non lo so, la telecamera è tua. No, dipende. Sto sudando. Lo immagino. No, io di dietro no. Prendo però... un po' d'acqua, guarda. Bevi. Sì, acqua. Mi sa che... Saluto Mimmo. Ciao, Mimmo. Ogni tanto sotto mi dicono che passano dei messaggi. Esatto. Ho detto ho visto Carlo Conti che diceva qualcosa. Non so cosa, se sta ancora seguendoci. Perché Carlo Conti, sai che è peggio di noi, ma è diventato bravissimo. A fare che? A usare il web. Senti, ma Sonia è bravissima. Sonia è pazzesca col web. Sonia è talmente brava col web che ormai ha perso la sua dimensione tridimensionale. E io ho a che fare con una specie di immagine. A pescare. Carlo sta pescando. Che cazzo c'entra con quello che ho detto io? Dice, bravo a pescare. Dove che peschi che a Firenze? Ma che a pescare una pippa, dai, su. Dice che t'ha sentito, credo. Lo so che mi ha sentito, ma lo sa. Lo sa, l'ho dichiarato spesso e volentieri. Lui è inversamente... Ma poi non andavate a pescare insieme? Testa zitta un attimo, sto parlando di Carlo, no? Sto dicendo che la sua capacità di pescare è inversamente proporzionale a quanto è bravo come conduttore. Ma siete andati mai a pescare insieme voi due? Sì, certo. Andiamo a pescare insieme talvolta. Talvolta. E cosa pescate? No? Quello che ha bocca. Generalmente dei pesci. Ti piace il pesce? No, io non mangio più pesce. Non ti piace il pesce cotto? Non mi piace il pesce. Ti piace crudo? Il sushi, dico sushi. Il sushi così. Deve esserci tanto riso, sashimi no. Infatti. No. Poi non mi piace il pesce con la testa. Sono come vicario. Non ti piace il pesce con la testa? Sì. Ho capito. Cioè, ti piace solo quello con la testa, quello al forno, con le patate che piace a tutti? Quello è insopportabile. Ti piacciono i pesci ghigliottinati? Sì. Ok. E non mi piace. Però mangio tutto il resto. Certo, c'è il salame, c'è il prosciutto, la mortadella, i cetrioli. Perché sai che in questi giorni a casa non si fa altro che cucinare. Anche mangiare, spero, sennò è inutile. Cioè, cucini e mangi. Tu cosa mangi? Ad esempio, cosa hai mangiato a pranzo? Ho mangiato l'insalata col tonno. Ah, così leggero? Sì, devo tenermi in forma, sennò non entro più nell'inquadratura. Hai ragione. Tu fai ginnastica? Sì, io mi muovo un po', certo, perché sennò divento... Io ho mangiato, te lo dico, i corsetti con il sugo. I corsetti sono delle Abiti. Una pasta di ostia, fatta ostia, rotonda, con un sugo di... un ragù di salsicce e funghi. Diciamo che i corsetti erano la copertura. Erano l'alibi. Ma ti ricordi le cofane di pasta che mi facevo in camerino? Posso dirlo, con tutto il rispetto che ho per la signora, facevi veramente schifo. Cioè, io ti ho visto mangiare... Lo so, ma io ti ho visto mangiare delle cose che, sinceramente, erano impressionanti. Tu avevi, poco prima di cominciare la trasmissione, davanti a te una cofana, ma non una cofana di spaghetti o di bucatini... E ti ingozzavi come se non ci fosse un domani. E parlavi. Mi ingrassavo, pensa. Però quando parlavi non ti si capiva perché era tutto uno schiumio di sughi.
era tutto sì, salvando, vento, salvo, sì, con lo spaghetto che colava. Era impressionante, veramente. Era impressionante. E si vede che quando hai cantato Sci a Sanremo, ti stavano rimanendo sui bucatini. Esatto. Ma a quell'epoca del nostro Sanremo io ero giovane, perché era il 2005, Paolo, qualche annetto fa. Beh, ero giovane anch'io. Eh sì, eravamo giovani tutti. Oh, sì. Vabbè. Dai, adesso piangiamo. Adesso con la menopausa non posso più mangiare niente. Cioè, mangio, hai la menopausa? Hai detto? Sì, tesoro, la mia età. Che ne so io? Cioè, è vero, dovrei parlare con Sonia che è giovane e quindi non ha di questi problemi, ma almeno lei sa di che cosa parlo. E ma per lei è come se avesse la menopausa, perché io sono impotente. Sicura questa sincerità oggi? Questo non lo credo, anzi di te si dicono altre cose. Che si dice? Lo sai. Che cosa, sei tutto fuorché quello, che anzi sei uno molto ben messo. Guarda, che ne so io. No, non è che lo dico io, dice Lia. Ma chi lo dice? Ma chi lo dice? Si dice nel nostro ambiente, no? Ma davanti a Vittorio. Ma io non lo so, non è che mo non lo sai, mo l'hai detto e non lo sai. L'ho detto, ma perché si dice nel nostro ambiente tradut. Che tutto fuorché impotente, ecco. Vabbè. Beh, allora non è la quantità che fa la qualità. No, quello è vero. Sono d'accordo, anche. Quindi. È più un peso che altro. che devo fare? Comunque io mi diverto sempre tanto. Tutte le cose che abbiamo fatto insieme ho riso tanto. È vero, è vero. Sempre, non so perché. Per vari motivi. Non lo so. Mi sono divertita a Sanremo quando abbiamo fatto quella follia lì con i miei vestiti da provincia. È vero. È vero. Molto divertente, molto, e nessuno crede che tu non sapevi come io mi sarei vestita, cioè che quel vestito rosa tu non l'hai mai visto finché non siamo stati in onda. No, è vero, io non volevo, ma generalmente per come vivo io la televisione, io non voglio mai sapere niente prima, anch'io. Se no non mi diverto, se no sto a fare l'attore, che è un altro mestiere. Io non so chi sono i concorrenti quando faccio un gioco, non so chi... Non so niente, mi piace godermi l'impatto quando arrivano. Esatto, ti è venuto un colpo però quella volta lì. Beh, pensavo che potessi perderti in quel vestito, ti saremmo dovuti venire a cercare con i cani per trovarti. Perché era rimasto nella storia però, è un vestito unico. Una boscaglia rosa, era un immenso roseto. E tu bocciuolo, sbocciavi dal medesimo come fiore incantevole. E ti ricordi di Hugh Grant? Un bel ricordo. Purtroppo sì. Se lo ricorda anche lui, so che è in terapia. Però è stato divertente perché lui simpatico non era, bisogna dire la verità. Ma era proprio stronzo, che è diverso. E come tale l'abbiamo trattato, insomma. E come tale l'abbiamo trattato. Che dovevi fare? Non è più tornato in Italia da allora, mi risulta. No, ha paura che lo vada a prendere all'aeroporto. Perché secondo me... E poi ha paura che tu canti, non vuole venire. Non vuole venire, canto più però. No, non e lo poi fare. E poi mi ricordo invece quando abbiamo fatto quella bellissima cosa appunto a proposito di Milano, in Piazza del Duomo. Ah, sì. Per l'Expo. Sì, con Bocelli. Con Bocelli, bellissimo. E anche lì, che era una cosa mondiale, ufficiale, serissima, tu sei riuscita a farmi morire dalle risate. Ma sì, ma te proprio sul serio, dai. Poi stiamo festeggiando l'apertura dell'Expo, che era una cosa festosa, una cosa bella. Non lo so, io non lo so chi è che riesce a vivere senza divertirsi. Non riesco a capirlo. È un'afflizione. Soprattutto che ha il privilegio di fare il nostro lavoro, dai. Sì, è un dovere. Qualunque cosa dici, secondo me, anche la più seria, se riesci a dirla con una venatura di sorriso, è più facilmente assimilabile da chi la sta ascoltando. Oggi leggevo Marco Salvati, che è sempre molto cinico, il nostro amico comune. Sì, lo so. È una delle sue qualità, forse l'unica. Ma hai qualche autore invece, come dire, un po' sentimentale? In che senso? Cioè un po', come dire, dolce, no. Nicola Brunialti. Ah, ecco. Io non lo conosco, vedi, non me l'hai mai presentato. No.
No, non lo posso fare. Perché? Lascia stare. Io leggo... Moccia! Ecco, Moccia, vero? No, con Moccia ho lavorato, bravo. Ah. Con Moccia ho lavorato e vabbè, e d'altronde chi scrive 3 metri sopra il cielo non è che può essere... Un autore, dici. Beh, è un pochino più dolce, così è un pochino più... Ma certo. Junges è sentimentale. Io l'ho visto l'altra volta, Moccia, l'ho visto l'altra volta, Moccia, ed era completamente terrorizzato. Perché per una volta, credo, non so per quali ragioni, forse la moglie ha deciso così, è uscito da Roma Nord. Si è cagato sotto, perché non esce mai da lì lui. Davvero? Sì, sì. Lui sai che prima Ponte Emilio era la dogana, una delle esatto. vecchie dogane di Roma, no? E lui ecco, non vuole passare Marco la dogana. Salvati che dice, io sono dolcissimo. È vero, va leccato il più possibile. Ma è sempre da solo, eh? Io non lo so, non trovo una fidanzata. Si vede che sta bene così, in chiave manipolatoria. Come? O ne ha troppe. O ne ha troppe e non riesce a farle entrare tutte sistematicamente in casa, non lo so. Io lascio che la vita privata delle persone sia libera, cioè, di essere interpretata come di meglio crede. Tu non sai niente dei tuoi autori? Com'è? Non conosci niente dei pettegolezzi del nostro mondo? No, io le uniche cose che so di loro sono quelle che mi vogliono raccontare e condividere, ma non vado mai a chiedere della vita degli altri. Jürgens, peraltro, è ancora vivo. Questa è una notizia. Poveretto. Ha scritto... Qualcuno ha detto Jürgens è un autore invece dolce. Ma che stai scherzando? È dolcissimo. E Luca dov'è? Dov'è, scusami, Luca? A Coccia de Morto. E a Coccia de Morto. Ma sì. Che fa a Coccia de Morto? Passa le giornate. Anche lui è, come dire, è agli arresti. Mare. È vicino il mare. Lui vive lì, vive da solo lì. E ogni tanto, quando può, che non deve lavorare, ma in questo periodo non può farlo, si sposta verso Milano, dove c'è sua moglie, mentre suo figlio vive a New York. Per non vederlo. Questa può essere una opzione valutabile. Chiedono quando fanno... Quando faremo un ci chiedono quando facciamo un programma insieme. Di nuovo. Noi? No, un altro. Se finché tu stai a Mediaset e io sto in Rai è un po' difficile. Dovremmo fare un altro festival. No? No, casomai vieni a Mediaset o io vengo in Rai. O ci vediamo, ci diamo appuntamento alla 7. Alla 7, potrebbe essere un'idea. A metà e poi strana. Scegliamo che direzione prendere. Potremmo fare un one shot, una cosa insieme. Secondo me poi riprendendo... Una botta e via, dici? No, io penso una cosa. Adesso te la lancio lì. Mi senti? Certo. No, potremmo fare una cosa. Quando finirà questo periodo e riprendiamo tutti insieme la stagione televisiva, potrebbe essere bello fare una cosa tutti insieme. Ma tutti chi? Tutti Rai e Mediaset. Ah, certo, quello sarebbe bello. Ma io l'ho proposto tante volte di fare una cosa che dove le due aziende si unissero tra loro. Però, sai, un conto siamo noi che abbiamo il piacere dello spettacolo e l'affetto e la reciproca stima professionale. Un conto sono i conflitti economici, aziendali e politici. Quelli non c'hanno sentimenti spesso. Ma per una volta si potrebbe fare, finita questo periodo così anche particolare della nostra vita. Non è una cosa comune quello che ci sta succedendo, no? Semelin anno licet insanire, giusto? Esatto. Esatto. No, a Mediaset c'è della gente in gamba. Io, ad esempio, ho vissuto un periodo un po' particolare ultimamente per via delle repliche, delle scelte che sono state fatte. L'unica persona con cui ho avuto un colloquio intenso ed importante è stato Alessandro Salem, che è persona estremamente in gamba, preparata, attenta e rispettosa. E sì, però pure lui non è il proprietario dell'azienda, è uno dei massimi dirigenti, ma è una persona che deve poi rendere conto a chi investe del denaro, a chi deve poi decidere, quindi non è facile metterli però d'accordo. Però potremmo lavorarci, dai. E lavoriamoci. Tu lavori con Maria De Filippi a Mediaset, io lavoro, non so, con Carlo Conti in Rai.
cioè nel senso per unire tutto. Dividiamo perché i compiti. Non glielo dico. Uno ha detto: perché non facciamo io e te casa Vianello? Beh, sarebbe divertentissimo. Non so se Vittorio è d'accordo. Nel lettone, dici? Vabbè, ma Vittorio è d'accordo, tanto facciamo casa Vianello nel lettone. Sonia e Vittorio sono d'accordo. No, 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 io vi chiudo nell'armadio, sto io nel lettone. Ma lo vedi, poi. Lo vedi come poi tutto finisce così. Nel miserando orgoglio del maschio italico, vedi? Ma certo, io sono gelosissimo, Paolo. Ma è una cosa artistica. Ma è una cosa artistica. Ridiamo, mica facciamo una sitcom, no? Ma sai com'è? Sai com'è? Certo, lo so com'è. No, mi fa troppo ridere. E Sonia, cosa dici? Vittorio, eccola. Vittorio, io vengo con te nell'armadio allora. Bene, bene. Hai già capito? Bene, accapparmi, va bene. Seguiteci lui, su, seguiteci su www.scambisti. Seguiteci, Maella come sta? Comunque, insomma, noi ridiamo molto insieme, questa è una verità. Non so se tu hai altre donne con cui ti diverti così tanto in televisione. In televisione totalmente tante che non me le ricordo, ecco. No, però tu lavori ogni tanto con qualche donna, poco. No, non lavori tanto con le donne tu. No, lavorarci è faticoso. No, io lavoro solo con delle belle con delle belle ragazze. Esatto, tu lavori con delle grandi che servono donne. Che servono a dare un patrimonio di allegria e di festosità al tutto. Mm-hmm. Però io sono professionalmente sposato con Luca. Con lui ho un rapporto meraviglioso, ci troviamo a meraviglia. Devo dire che le volte che invece ho lavorato con te mi sono trovato veramente altrettanto bene, con una natura differente, con un modo di essere differente, ma mi sono trovato altrettanto bene. Io ho difficoltà a lavorare con un altro perché credo che la conduzione debba appartenere ad uno. Io vedo ogni tanto delle trasmissioni con la doppia conduzione, dove non si è capito se uno deve dire i sostantivi e l'altro deve dire i verbi, uno gli aggettivi e l'altro i pronomi. Sono d'accordissimo. Cioè, o parla uno, gli altri... Esatto, non riesco a fare sta cosa a metà, non ne capisco. Sono d'accordo. Senso. Bisogna avere due ruoli totalmente diversi, oppure si possono fare degli eventi insieme, ma delle trasmissioni seriali sono d'accordo anch'io. Il conduttore deve essere uno, perché deve dare l'imprinting. Senti, ma mi dicono perché non hai ancora fatto una diretta con Laurenti? Perché Laurenti non vuole fare niente. Luca non fa niente con la rete. Perché? Non ha neanche il telefono? No, il telefono ce l'ha, credo. Ah, io gli telefono ogni tanto e ci parliamo, ma no, non è una cosa che gli appartiene, non si fa, non la fa. Non si può tirare fuori una cosa da una persona se non ne ha voglia, è brutto. Io sto con lui professionalmente e amicalmente, credo, da 32, 35 anni. Non ci siamo mai pestati i piedi esistenzialmente. Questo ci rende molto vicini. Quando lui ha la sua vita. Mai vacanze insieme, niente. Cioè... Sì, siamo stati spesso insieme nello stesso posto, ma la vacanza insieme è complesso perché lui ha una natura completamente differente dalla mia. Lui è come io sono differente da lui. Lui ha tutti altri intendimenti, vive in un altro modo, crede in altre cose. E io gli voglio bene perché è un mio altrove. Come io sono il suo altrove, hai capito? Non c'è bisogno di massacrarci. Allora, non qualcuno scrive, parlaci dei tuoi braccialetti. Allora, i miei braccialetti, eccoli qua. Questi qui, elasticizzati, sono fatti da donne che stanno scontando una pena in prigione e che lavorano su questi progetti. Io sono stato con loro. E mi hanno dato un po' di queste cose. Mi fa piacere che cerchino di reintegrarsi socialmente anche attraverso dei lavori che gli permettono, così come a noi in questo periodo, di trascorrere il tempo facendo qualcosa di utile. Questo qui è un braccialetto che mi ha regalato mia moglie,
questo qui è un braccialetto con i colori dell'Inter, questo qui me l'ha dato un signore che aveva delle difficoltà particolari e che voleva insomma avere questa cosa che lo tenessi io, questo qui me l'ha regalato mia madre, questo qui me l'hanno, questo non me lo ricordo, e questo qui viene invece dal Perù. Quando sono andato in Perù 2 anni fa, che era 1 anno e mezzo fa circa, con mio cognato e con mio figlio grande, una indigena del posto sul lago Titicaca, che è a 4.000 metri di altezza, è il lago navigabile più alto del mondo, mi ha legato questa cosa dicendo che ci teneva che lo portassi. È un gesto carino, io lo rispetto sempre. Che bello, che belle storie. Tu hai sempre fatto dei viaggi meravigliosi, riesci ancora a farne? Beh, adesso riesco a spingermi fino a Ponte Milvio, ma no, proprio ma per sognare un po'. Sì, sì, io volevo farlo già quest'anno. Quest'anno poi è accaduto quello che è accaduto, quello che sta accadendo a tutti quanti, quindi sono bloccato. Io volevo andare in Namibia, che non ho ancora fatto. Volevo fare la Skeleton Coast della Namibia, volevo attraversare il deserto namibiano. Insomma, Vittorio vedere, ha fatto tutto questo perché lui è un appassionato di Asia. Io no, non sono mai stato in Africa. Parte appunto le ma sai che non se n'è lamentato nessuno da lì? immagino, però a me ecco viaggiare è una cosa che... Non ti piace? No, mi piace molto, anche se credo che quest'anno, adesso al di là di come andrà, bisogna che tutti stiamo un po' in Italia. No, non credo che come andrà, credo che non ci potremmo muovere da qui. Almeno credo che per un certo lasso di tempo sarà difficile uscire dai confini nazionali se non vogliamo ricominciare il giro della ruota del Ficeto. Bisognerebbe stare quindi a fare un po' di turismo nel nostro paese, così la faccio a metà come un fiorello. Fai fare la faccia a metà come un fiorello. Ma che richiesta è? Fai la faccia a metà come con fiorello. Allora, metà come con fiorello, cazzo, ma so. Io non so. Allora, tu hai bravissimo. Allora, tu ti devi mettere. Allora, io mi metto così e tu devi farmi, devi andare su, su, va su, vai su e sì, sali, così facciamo la... Ecco, aspetta, vedi che è troppo. Così. La bocca si è tornata. Ecco qua. Questo, vedi? Ciao, parla pure tu. Parla. Parlo pure io, va bene. Io, vedi? Eccoci qua. Guarda che meraviglia. I capelli biondi che ti escono dal... I capelli guarda che meraviglia. Ok. Bene, adesso abbiamo creato questo essere mitologico, molto, molto Priscilla, regina del deserto, Lico. Davvero. Okay. Basta, per l'amor di Dio. Basta, per l'amor di Dio. Dai, adesso che cosa fai? Voglio sapere come adesso devo vedere mio figlio che sta giocando il torneo dell'NBA. Chiedono una ricetta per stasera. Cioè, sì, certo. Che, certo. Non credo che si trasferisca. E finito il torneo dell'NBA, cosa fate? Dopo cosa fai? Dopo credo che cuciniamo e stiamo con i ragazzi. Poi viene notte, io vado a letto, dormo. Ecco. Senti, siccome sono arrivate un sacco di richieste, io te la butto lì perché l'ho letta tante me volte. La butti qui. Io vorrei chiedertelo. Se Vittorio ha detto che me la butta qui. No, non te la butto lì. Non è che, come ho detto, vabbè, io sai che sono una gaffeuse, not a gaffeuse. No, se rifai il senso della vita. A me piaceva tanto. Tutti mi chiedono questo. Esatto. Io questo pensiero mio e loro l'ho trasferito all'azienda, ma l'azienda ha difficoltà ad affrontare una trasmissione come il senso della vita perché la seconda serata, come avrete notato, non esiste praticamente più, nel senso che i programmi di prima serata vanno talmente lunghi che la seconda serata va in parallelo con l'ex consorzio Nettuno, cioè va in onda a 1 di notte, e francamente una trasmissione che comunque ha i suoi costi, farla a 1 di notte perde di significato anche commerciale per l'azienda. In prima serata non è una trasmissione da prima serata, se si vogliono raggiungere degli obiettivi d'ascolto quantitativamente molto alti e non qualitativamente interessanti, e quindi credo che ci siano delle difficoltà nel poterla fare. Io la farei anche domani. Perché è bella, perché in questo periodo poi in particolare secondo me è una trasmissione che ha un senso. Ti dico la verità, credo che
aveva un senso negli anni in cui è andata, perché erano anni molto leggeri e un po' di profondità e di intensità la si avvertiva come necessità. Adesso che sono degli anni molto difficili, credo che sia più la leggerezza a essere desiderata che lo spessore. Si può fare una leggerezza di spessore, questo sì, e non è che la fai, e non è che la fai solamente se usi argomenti alti, la fai fondamentalmente se non sei ipocrita. E tu non lo sei, no. Questo difetto non ce l'hai. No, questo non ce l'ho, questo non ce l'ho. Ce ne ho tanti altri che però se messi assieme pesano più dell'ipocrisia, dico, però... No, non credo. Quella effettivamente l'ipocrisia è un brutto difetto. Brutta roba, sì, brutta roba. Cosa? Dacci una ricetta per questa sera e giuro che la faccio. Allora, una ricetta questa sera, non ho ancora pensato cosa fare, sinceramente, però... Boh, ma la devo fare io, no te? Eh? La devo fare io, no te? Che ricetta fai stasera? Cazzo, te l'ho chiesto io ora! Ah, io farei, siccome tu sei un amante della pasta, sì. Farei una bella carbonara, che la sai fare di sicuro, quindi pancetta, uova, quelle cose che uno ha a casa, un po' di parmigiano, un po' pecorino, di te, pecorino romano ce l'hai perché sei di Roma, farei una bella carbonara con degli asparagi o dei carciofi, che cos'hai? Un attimo, carciofi, cioè i carciofi. Ecco, abbiamo la lasagna con i carciofi pronta, mi dice Sonia. Allora adesso stasera mangerò la lasagna con i carciofi. Mannaggia, guardate, chiedono se la rifanno la prova del cuoco. Tu la rifarai la prova del cuoco? Ma chiedono, me lo chiedono, la prova del cuoco in sé no. Perché secondo me quando tu lasci una cosa, basta, è un capitolo chiuso della mia vita. Sai, non l'ho mai nascosto, mi piacerebbe fare un programma di cucina un po' particolare, dalla mia casa nel bosco. Ah, casa e bottega? No, perché secondo me il ritorno alla natura oggi è una cosa importante. Mi piacerebbe fare una cosa dentro la natura, non lo so, una cucina un po', non in uno studio televisivo. Nel bosco? Ma non so né come, né dove, in che orario, cosa, non so niente. Cioè, un'idea così campata per aria, eh? Sì. Mangiamo nel bosco. Boh, non lo so. Cuciniamo, vengono i miei amici a casa, vieni tu, mi prepari una carbonara. Nella radura. Sì. La casa nel bosco. La casa nel bosco. La casa nel bosco. Sì, in un bosco, in un... Sì, mi piacerebbe. Come la immagini? Che succede? Inizio. No, mi immagino un'idea, una cosa molto semplice, eh? Non una cosa importante. Una cosa ma importante. Metti una cucina nel bosco o c'è solamente un fuoco? Una cucina in legno, una cucina molto semplice. Rustico. Una specie di terrazzamento dentro, in mezzo agli alberi, dove puoi cucinare in un contesto più semplice, però bello, senza LED, senza pubblico. No, stanno dando dei titoli da Antonella nel bosco a Non aprite quella casa. Non aprite quella casa, bellissimo. Esatto. Come The Texas Chainsaw Massacre, il massacro della sega elettrica, che era Non aprire quella porta. Nel bosco, vedi che qui dicono, una cosa così, mi piacerebbe, piccola, e non una roba lunga. Sì, non lo so. Cioè, l'idea che, sai che cosa? Io sono entrata per quasi 20 anni nelle case degli italiani, adesso gli italiani entrano a casa mia. Che paraculata! È bello, no? Sì. Tu ad esempio verresti a casa mia a cucinare, magari se io ti dico vieni in studio, dici la solita cosa, e tu invece vieni a casa e dici, nel bosco? Sì, ma non perché c'è il lupo, mannato. Sì, però mi piace quella cosa. Per dire, nella natura potresti. Mi piace questa cosa bucolica. È una cosa bucolica. Tu vestita di sole frasche. No, adesso vestita di sole frasche no, però vabbè, con le cappettine, sai. Io venivo, mi mettevo l'ago di pino davanti. Hai capito? Caro Vittorio, ti attende un futuro da satiro nel bosco. Sì, io Tarzan, lei Jane, oppure non so, io che faccio la scimmia, Biancareve, io che faccio Cheetah,
è un nano solo, non sette, uno. Ragazzi, no, vi lascio, lui, che credo che sia il momento per voi di fare l'amore. Ecco, tipo andate a fare l'amore. Sì. Nel bosco. Dove pare. Tempo de... Mi raccomando. In mezzo ai ricci delle castagne. Cioè una cosa... Sì, attento, se ci sono i ricci delle castagne, tu mettiti sopra, fai sdraiare lei. Basta, voi due consiglio siete fra pericolosi. Uomini. Siete pericolosi. Ciao, accoppiatevi con Frena Tigra. Ciao, Sonia. Ciao. E mo si tromba, eh? Bene, dov'è? Ciao.